ragazze, ciao ragazzi. Allora, un bel po' di tempo fa ormai avevo fatto il video in cui vi facevo vedere tutta la mia collezione completa Chanel, quindi borse, scarpe, gioielli, tutto. E mi sono resa conto che sono passati praticamente 2 anni da quando ho filmato quel video e, come ben sapete, nel frattempo ho fatto tantissimo shopping, quindi ci sono tantissime novità Chanel che appunto nell'altro video collezione completa non vi avevo fatto vedere. E quindi oggi vorrei filmare un video aggiornato, appunto, anche perché questa è un po' la tipologia di video che mi piace di più guardare su YouTube. Mi piace un sacco vedere collezioni di cose bellissime che hanno gli altri, non provo invidia, mi piace. So che piace tantissimo anche a voi, quindi mi diverto tanto anche a filmare questi video, perché è un po' come condividere le mie cose con un'amica, con un amico. Quindi iniziamo subito, perché già prevedo che questo video sarà lunghissimo, quindi vi chiedo scusa già in anticipo. Una volta inizierò dalle scarpe, dalle calzature. Allora, primo paio sono loro, le mie ballerine nere. Questo è stato il primo paio di scarpe che ho mai comprato da Chanel. Le ho usate, strausate tantissimo. Non so se riuscite bene a vederle con lo sfondo nero della mia felpa. Le ho usate, strausate tantissimo. E come potete vedere dai segni all'interno, piacciono tantissimo anche a Gata Stellina, che si fa le unghie e le mordicchia, quindi devo sempre stare attenta a non lasciarle in giro. E appunto queste sono le classiche ballerine Chanel, hanno il logo qui davanti sulla punta e hanno appunto la classica fantasia kilted di Chanel. Ho voluto prenderle nere perché secondo me sono le più classiche. So che a molti di voi non piacciono e sembrano brutte, però va a gusti, a me piacciono tantissimo, infatti le ho usate anche tantissimo. Come tutte le scarpe però di lusso, anche queste avevano la suola completamente liscia, sono pericolosissime, quindi l'ho fatta fare io la suola e appunto sono perfette, indistruttibili, le adoro. Ora cercherò di non soffermarmi troppo, ragazzi, perché altrimenti veramente questo video finisce più. Poi ho preso, visto che mi piacevano tantissimo quelle nere che usavo tantissimo, alla fine ho preso anche queste, se non sbaglio anche queste un 5 forse 6 anni fa, e queste sono appunto bianche, sono lisce, le altre sono appunto kilted con tutta quella fantasia a quadretti. Queste sono bianche lisce ed hanno la punta nera sempre con il logo qui. La suola era diversa, era marrone, erano un'edizione limitata, non so se le fanno sempre 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 così, le avevo cercate tanto, adoravo 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 questa combinazione black and white, sono secondo me molto più eleganti, non molto, ma insomma sono un pochino più eleganti, almeno io le vedo un pochino più eleganti rispetto a quelle nere. Anche qui ho dovuto far fare la suola perché erano pericolosissime, non riesco a capire veramente perché lo facciano. E queste però si può vedere, si può notare che le usate molto di meno, e il che mi dispiace, però non so perché, devo impegnarmi, prossima primavera prometto che mi impegno ad usarle di più. Le ho usate quando le ho prese tantissimo, poi le ho un po' abbandonate, mi dispiace perché sono bellissime. Poi altro paio di scarpe Chanel, queste sono un acquisto abbastanza recente perché le ho prese la scorsa estate, ma come le tengo? Non sono neanche aiuto, ok? E queste sono appunto le scarpe, le sneakers di Chanel, non chiedetemi come si chiamano perché non ne ho la più pallida idea, però le trovate in realtà ancora in negozio, hanno il logo qui dietro che è tutto fatto tipo in tessuto, quindi è in rilievo, e appunto davanti sono super super colorate, sono fucsia sulla suola e poi hanno appunto i lacci verde fluo e all'interno sono blu e sono fatte in spugna. Ragazzi, queste sono tra le sneaker più comode che io abbia mai indossato, sembra di camminare sulle nuvole. Mi sono poi un po' pentita di non averle prese nella versione tutta rosa perché non sapevo che esistesse, le ho viste in negozio e le ho prese, però sono forse un po' fuori la mia comfort zone, che tendo a non andare troppo su colori accesi o comunque che si discostino tanto dal rosa ma va, però in realtà sono stato un ottimo acquisto perché le ho indossate molto e continuo ad indossarle molto, le adoro. E in realtà c'era anche la combinazione, le hanno fatte in stesso modello ma diverse combinazioni, cioè c'erano quelle con i lacci fucsia, all'interno verdi, qua sotto blu eccetera, e io volevo quelle con il laccio fucsia, però non sono riuscita a trovarle, quindi alla fine ho preso queste. Ma mi piace molto il fatto che ci sia comunque il logo dietro rosa, che è molto carino. Poi arriviamo agli accessori, come occhiali da sole ho questi rossi che erano di una collezione di
3 anni fa, se non sbaglio. Sì, 3 anni fa. E sono appunto questi rossi. Li provo per farvi vedere. Anche se con i capelli rosa non so se mi convincono tantissimo. Ditemelo voi. Però sono molto molto belli quando appunto magari indosso il rossetto rosso, così da abbinare ad altri accessori di questo colore, ed hanno il logo, ricorda un po' il logo della Lego, c'è appunto la doppia C di Chanel con questi quadratini. E sì, sono molto classici, molto semplici come taglio, come forma, se non fosse appunto che sono di questo bellissimo rosso laccato lucido. Non li indosso tantissimo, ahimè, appunto per il colore che hanno, però quando li indosso ricevo sempre tanti complimenti, e di più per qualcuno che vuole fare il primo acquisto di Chanel, perché una spilla si può indossare su tutto. Potete metterla su un cappellino, un beanie invernale, potete metterla sul cappotto, potete metterla su qualsiasi maglione, potete metterla su una cintura, al centro della cintura. Questo è veramente super 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 versatile e non hanno un costo neanche proibitivo, devo dire la verità. State attenti soltanto a prendere spille possibilmente che non hanno strati, ma piuttosto con le perline, perché gli strass tendono a perderli, invece le perline di solito sono più resistenti, quindi stateci attenti su questa cosa, ve ne ho parlato spesso, poi ci torneremo sul discorso degli strass. Comunque questa spilla da quando l'ho presa l'ho usata tantissimo, me l'avete vista appunto su cappotti, maglie, cappellini, insomma è super versatile e quindi è stato un ottimo acquisto. Arriviamo agli orecchini, ve li faccio vedere in ordine sparso perché non mi ricordo quali ho presi prima, quali ho preso prima e quali ho preso dopo. Allora, i primi che vi faccio vedere sono questi, sono meravigliosi, hanno la scritta proprio Chanel, ecco, forse così riuscite a vederli con lo sfondo della mia felpa, hanno la scritta appunto Chanel contornata di strass, sono molto morbidi e sono anche, avevo paura quando li ho ordinati, perché li ho ordinati tramite la mia SA di Venezia, avevo paura, se non sbaglio, ma mi sembra di sì, avevo paura che fossero troppo pesanti, in realtà sono molto leggeri, quindi non danno fastidio, perché non so voi, ma gli orecchini troppo pesanti non riesco ad indossarli, mi danno troppo fastidio e a fine giornata ho mal di testa. Spero di non essere l'unica a cui succede questa cosa, perché vedo tante volte ragazze che hanno questi orecchini meravigliosi, però sono troppo pesanti, io non riuscirei a metterli. Questi invece appunto non hanno questo problema, sono molto leggeri, c'è lo strass appunto sul chiodino e poi hanno questo pendente meraviglioso, e cioè proprio il logo Chanel. L'unico problema di questi orecchini, no, non c'è nessun problema con questi orecchini, l'unica pecca è che io non riesco a metterli adesso, perché in questa situazione quando è che si esce per una serata elegante, ragazzi? Praticamente mai, quindi non vedo l'ora di tornare ad indossarli, diciamo così, ma li adoro, sono bellissimi per una serata appunto elegante con un abito particolare, non necessariamente, però io li vedo un po' così. Anche indossandoli senza altri gioielli fanno veramente la loro figura. Poi altri orecchini sono questi chiodini con il logo con la doppia C e contornati da tutte queste perline. Perché li ho presi con le perline? Poi vedrete perché ne ho altri appunto con gli strass che sono caduti, mentre le perline, come vi dicevo, sono più resistenti, quindi attenzione a questa cosa. Ho adorato questi orecchini anche perché sono un pochino più grandi rispetto ai classici orecchini Chanel con appunto la doppia C, quelli sono un pochino più piccolini, questi sono un pochino più grandi e mi piacciono tantissimo con uno chignon magari, oppure anche insomma semplicemente, però non mi piace abbinarli ad altri orecchini, come sapete appunto di solito ne ho diversi su, invece quando indosso questi mi piace avere proprio solo questi, sono molto eleganti ma comunque molto, molto versatili in realtà, non necessariamente per un outfit elegante. Poi ci sono questi due anelli e ve li faccio vedere assieme perché facevano, non so se li vendano ancora, fanno parte di un set, appunto si possono acquistare soltanto assieme. Uno ha la camelia bianca e l'altro ha il logo con la doppia C. Raramente li indosso assieme, devo dire,
non mi entrano più. Raramente li indosso assieme, più spesso mi piace indossarne soltanto uno. E questi, mi ricordo bene dove li avevo presi in Rue Cambon, la boutique Chanel di Parigi, dove c'erano gli appartamenti, dove ci sono insomma gli appartamenti di Coco Chanel. E mi ricordo ancora di quella giornata, perché per la prima volta avevo il sacchetto, quello bianco, che appunto ti danno soltanto in quella boutique in tutto il mondo, quindi. E devo dire che sono stati un ottimo acquisto, perché li avevo pagati relativamente poco per essere Chanel, se non sbaglio 190 euro, e che sicuramente hanno subito 500 aumenti nel frattempo, questo lo so, però appunto sono stati per me un ottimo acquisto, perché li indosso tantissimo, ragazzi, la qualità è eccellente, non si vede un graffio, sono perfetti. Poi arriviamo ad altre cosine dove la qualità invece non è proprio perfetta, e di questi già vi avevo parlato, non mi soffermerò tantissimo, voglio però ricordarvi appunto che tutti i gioielli, accessori con gli strass Chanel, almeno da quanto ne so io, tendono a staccarsi, quindi state attenti. Questi appunto sono stati, io penso, il mio primo acquisto Chanel di sempre, quindi ci sono particolarmente affezionata a questi orecchini, e forse per questo non voglio venderli, non voglio darli via, perché anche se manca uno strass da una parte e uno strass dall'altra parte, ci sono affezionata, li ho presi nella boutique di Venezia, ancora mi ricordo l'emozione di entrare nella boutique Chanel e di prendere questi, è stato bellissimo, e poi li ho portati tra l'altro a riparare, se non sbaglio sempre a Venezia, e me li hanno anche riparati. Il problema è che poi, quando ho ricominciato ad indossarli, hanno riperso altri strass, quindi purtroppo non c'è storia, non c'è verso, hanno questo grosso difetto. Altro paio di orecchini Chanel che purtroppo hanno gli strass e purtroppo li hanno persi, sempre uno strass perso da una parte e uno strass perso dall'altra parte, anche questi hanno la doppia C, questi però non sono in hardware argento come gli altri che vi ho fatto vedere, questi hanno un hardware un pochino più scuro, non mi ricordo come lo chiamano da Chanel, però è appunto più un color metallo, quindi questi sono un pochino più rock, un pochino più sportivi, meno eleganti. Mi piacevano tantissimo, e purtroppo però anche questi hanno perso gli strass, non li ho indossati neanche tantissimo, devo essere onesta, prima che lo strass sia caduto. Se c'è una cosa che posso lamentare di Chanel, vi sarete resi conto, è questo, perdono, cioè gli accessori con gli strass tendono a perderli, per il resto io amo questo brand, che è il mio preferito al mondo. Altri orecchini Chanel, e questi, se non sbaglio, sono stati il mio secondo acquisto, sempre della boutique di Venezia, anche questi penso ormai, ma secondo me tipo anche più, tipo un 7-8 anni fa, e questi sono appunto piccolini con il logo con la doppia C neri laccati, e poi c'è la perlina appunto come pendente. Questi non li venderò mai, perché ho moltissimi ricordi con questi orecchini, li ho indossati per anni ininterrottamente, sempre, sicuramente ve li ricordate nei miei video, e appunto ci sono particolarmente affezionate. Poi sono proprio classici, sono molto Chanel, se è possibile, sono molto Chanel, mi piacciono tantissimo, e questi fortunatamente non hanno strass, quindi non hanno perso nulla, sono ancora perfetti. Poi altri orecchini, questi mi ricordo benissimo di averli presi nella boutique di Parigi, in una delle due boutique che sono vicino agli Champs-Élysées, perché ce ne sono due, una di fronte all'altra, e questi sono molto particolari ed erano anche difficilissimi da trovare, ne avevano fatti pochi. Quindi appena li ho visti mi sono presa subito, e anche questi però hanno la pecca di avere, sono queste farfalle bellissime con la perla pendente, e la perla ha due piccoli loghi Chanel. Notare appunto come tutti i dettagli siano resistenti per quanto riguarda i gioielli, tranne appunto gli strass, purtroppo, perché queste farfalle hanno su appunto ognuna ci sono 4 strass. Questa è ancora perfettamente perfetta, l'altro invece, l'altra farfallina invece ne manca uno purtroppo, quindi in realtà non si vede tanto questa cosa, e se non li indosso tantissimo è perché forse come modello sono passati un po' di moda, un po' come gli altri con la perlina, però io li adoro, ho appunto un po' tutti gli acquisti che ho fatto
nella mia vita portano con sé tanti ricordi e quindi sono particolarmente affezionata anche a questi, anche se al momento non li indosso tantissimo, però ci sono molto affezionata. Poi altro paio di orecchini sono questi. Questi sono molto grandi, molto vistosi, a differenza degli altri che vi ho fatto vedere, a parte i primi, e sono bellissimi, me li avete visti indossare parecchio, mi piacciono tanto sia in inverno che magari in estate con gli abiti lunghi, così li ho indossati, insomma li adoro. E questi, quando li ho presi, stavo in realtà cercando un altro paio di orecchini, quelli con la catena e con il logo, e quelli poi non sono riuscita a trovarli, li ho trovati ma in altri colori, ma non mi piacevano, e poi ho visto questi e mi sono innamorata. Sono molto carini perché hanno il bottoncino, proprio un bottoncino, e poi hanno appunto il logo. Sì, il logo è grande, c'è la scritta Chanel a lettere cubitali, ma a me piacciono tantissimo e li ho indossati tantissimo e continuo ad indossarli tantissimo, quindi sono stati un ottimo acquisto. Poi ci sono questi a bottoncino, questo è praticamente il logo che è presente sulle borsette, c'è anche addirittura la clip che appunto si usa per aprire le borsette, e questi appunto sono a bottoncino, sono a clip, non hanno il piercing ma sono a clip, li facevano tanti, ne facevano tanti una volta così, e sono appunto vintage. Questi sono del, c'è anche scritto, sono del 96, e io ho smosso mari e monti per trovare questi orecchini. Ho fatto l'impossibile e alla fine sono riuscita a trovarli. Ce l'ho tantissimo, tipo con uno chignon, un outfit un po' Audrey Hepburn, insomma mi piacciono veramente veramente tanto, non fosse che non, allora li indosso spesso questi, l'unico problema qual è che se li indosso per troppe ore poi mi fanno male, io non so voi ma io le clip non riesco a portarli, mi fanno male, come forse il fatto che mi fanno male gli orecchini troppo pesanti, non lo so, mi fanno male anche le clip, ok, avrò i lobi delicati, che cosa vi devo dire, però questi appunto quando li indosso solo se ho se non sono fuori tutto il giorno, perché altrimenti cominciano farmi male, quindi qualche ora, mezza giornata sì, tutto il giorno no. E poi ultima cosina per quanto riguarda i gioielli è questo bracciale, a cui però manca un pendente e non mi ricordo neanche di quale si tratti, però continuo ad usarlo, in realtà ce l'ho da qualche parte, il pendente ce l'ho ma non l'ho mai riattaccato, però è molto molto carino, questo anche ce l'ho da secoli ragazzi, però è perfetto, non si sono graffiati, non si sono scheggiati, non, cioè è perfetto, io penso di averlo preso nel 2012, tipo una cosa del genere, 2013 forse, però è ancora meraviglioso, adoro che ci sia la bottiglietta Chanel, la ballerina, insomma è veramente molto molto carino e mi piace tantissimo da abbinare anche ad altri bracciali. Poi altre cosine, eccolo qua, questo è il mio portafoglio, questo è il terzo portafoglio di Chanel che cambio, avevo quello un pochino più allungato con le camelie, poi avevo quello boy sempre allungato, sempre nero con hardware dorato, il primo era invece nero con hardware argento. Però mi sono resa conto che i portafogli, quelli un pochino più lunghi, sono troppo ingombranti per le mie borsette, quindi mi trovo molto molto meglio con quelli di questa dimensione, di questa grandezza, e questo è quello, il portafogli più classico dei portafogli Chanel, perché appunto ha sempre la fantasia in kilted, è in lambskin questo, quindi è parecchio delicato, però non mi piaceva la versione caviar, che è appunto una pelle un pochino più resistente, preferisco di gran lunga questa. E c'è il logo Chanel piccolino qui appunto dorato, all'interno è così, ci sono gli spazi per bancomat, carte di credito, documenti, e poi qui ci sono invece, c'è lo spazio per le banconote, e qua dietro c'è la cerniera con la taschina per le monetine. Devo dire che lo sto usando da, secondo me, da un annetto, forse un pochino di meno, forse un pochino di più, insomma non da tantissimo, ed essendo lambskin, qui attorno alla chiusura, che è poi appunto la parte che vai ad usare, a, sì,
ad usare di più, a consumare più facilmente, si vede già un pochino che è consumata, quindi forse in videocamera non riuscite a vederlo, ma io riesco a vederlo perché la pelle è un pochino più chiara, però appunto lo sapevo, ma ho voluto comunque prenderlo di questo materiale perché è molto più morbido rispetto all'altro e mi piace molto di più, più elegante. E altra cosina, questo in realtà l'avete visto in uno degli ultimissimi video haul perché è stato uno dei miei autoregali di compleanno, e appunto questo è un portacarte con catena, quindi diventa una borsetta, una pochettina piccolina. Dietro c'è questa taschina e poi appunto all'interno è un portacarte, quindi ha tre sezioni. Non ci sta tantissima roba, ma io l'ho preso, come vi dicevo nel video haul, io l'ho preso per indossarlo così, con altre borsette, abbinato ad altre borsette. Sono stata molto fortunata perché stanno andando a ruba quelli piccolini così con la catena, e io ho trovato l'ultimo modello dell'ultimo colore che, ragazzi, combinazione era proprio nero con hardware argento come lo volevo io, quindi sono precipitata alla boutique Chanel qui ad Amsterdam e quando mi hanno detto guarda abbiamo solo questo, è l'ultimo, io ok, mio! Ma arriviamo a questo punto, al momento più atteso, cioè alle borse, che sono la mia passione più grande, come ben sapete. Dall'ultimo video ne ho acquistate tante e un paio le ho anche vendute, perché non mi piace avere borse che non uso. Se mi rendo conto che non mi piacciono più, o comunque le ho sempre lì nell'armadio e non le indosso, le vendo. Il problema è che ne vendo una e ne acquisto due. Quindi, allora ragazzi, vi faccio vedere come prima, anche qui vado in ordine completamente casuale, perché non mi ricordo esattamente quali sono appunto le prime che ho acquistato, eccetera, dovrei pensarci un po'. Quindi la prima che vi faccio vedere è la mia Boy nera con hardware dorato. Questa borsa è fantastica, io ci ho pensato talmente tanto prima di acquistarla che poi quando l'ho acquistata mi sono detto ma perché non l'ho presa prima, perché allora mi ricordo, sono andata per caso nella boutique qui ad Amsterdam e mi sono detta proviamoci, perché è sempre sold out in questo colore con hardware dorato, è sempre sold out la boy bag, e quindi mi sono detta vabbè proviamo. Fatto sta che casualmente, io sempre così tra l'altro, sempre queste casualità assurde, casualmente proprio quel giorno avevano ricevuto diverse borse di questa collezione in questo colore con hardware dorato, e quindi me l'hanno fatta provare in tutte le dimensioni possibili, e alla fine ragazzi io mi sono innamorata. Quando ho indossato questa mi sono detta wow mia. C'era anche la versione un pochino più piccolina che come prezzo devo dire non cambiava quasi niente, però su di me le borse piccoline non stanno particolarmente bene, a meno che non sia un outfit un po' più elegante, un po' più da sera eccetera, però visto che appunto sono alta 1,77, le borse quelle piccoline non me le vedo tanto bene su di me purtroppo, e quindi alla fine ho preso questa che se non sbaglio non è il modello più grande, ma quello sotto, se non calcoliamo quella gigantesca che è più una borsa d'ufficio, insomma. E poi stessa borsa ce l'ho anche di questo bellissimo colore nude. Devo essere onesta ragazzi, questa borsa è da un po' che non la uso, infatti stavo pensando di venderla perché come vi dicevo non mi piace avere cose che non uso, non ha senso. Quelle che compro voglio usarle tanto, le compro se le uso tanto, e questa l'ho usata tantissimo, l'ho presa nel 2017 se non sbaglio, 2016, questa è Los Angeles, ancora mi ricordo, era introvabile qui in Europa, almeno non ero riuscita a trovarla, e a Los Angeles l'ho vista in boutique e l'ho presa subito, però ultimamente non la sto indossando tantissimo. Voi che cosa ne dite? Dovrei tenerla e impegnarmi un pochino di più ad indossarla, oppure dovrei venderla? Non lo so, perché quella nera continuo ad usarla tanto, questa un pochino di meno, forse da quando ho preso quella nera tendo un po' ad abbandonare quella nude, anche se mi dispiace perché appunto è molto molto bella, molto versatile perché è di questo colore neutro bellissimo. È stupenda in realtà, cioè adesso la sto guardando nel monitor, mi sto rinnamorando di questa borsa, però appunto ultimamente non l'ho indossata tanto e questo mi dispiace. Poi altra borsa è questa, è la mia Jumbo in pelle lambskin bianca con hardware platino. Questa ragazzi l'avevo presa vintage in un negozio a Cortina, questa è molto bella.
Solo che mi ritrovo anche questa ad indossarla poco. Infatti è un'altra borsa che guardo sempre, l'ammiro e dico è bellissima, però la indosso poco. Forse per il fatto che essendo bianca tendo a vederla un pochino più elegante. Così grande la indosso poco con outfit eleganti. Non lo so, allora io quando l'ho presa ho fatto un affarone ragazzi, un affarone. Anche perché poi è aumentato il prezzo tantissimo delle Jumbo, quindi... Per me, se io dovessi rivenderla, ci guadagnerei tre volte tanto quello che il prezzo che ho pagato per acquistarla. Quindi, però mi dispiace perché poi magari mi manca, non lo so, e quindi la tengo. Anche qui consigliatemi voi, questa è molto molto bella. È una Jumbo, quindi è molto grande, ma per quanto mi riguarda la grandezza che più vedo su di me riguardo le borse classiche è la Jumbo. O la media o la Jumbo, però la Jumbo mi piace perché ci sta... Tutto è enorme ragazzi, ci sta il mondo e io appunto voglio sempre portarmi dietro il mondo, casa intera. E poi in ogni video in cui ve la faccio vedere vi dico sempre che devo portarla alla Chanel Spa, alla fine non l'ho mai portata, però adesso che abito ad Amsterdam, insomma ad Alkmaar, a prestissimo abiterò ad Amsterdam, quindi sarò a pochi passi dalla boutique Chanel e lì veramente non avrò più scuse e proverò a portarla in negozio e vedo che cosa mi dicono, perché essendo bianca, anche se è in ottimo stato, la forma è perfetta, io non ci metto neanche niente per mantenere la forma, forse dovrei, però appunto continua ad essere perfetta, ma specialmente dietro ha preso un po' il colore secondo me degli abiti, ovviamente essendo bianca ed essendo nella tipologia di pelle più delicata, per forza è così. Quindi devo fare un intervention su questa borsa, o la porto veramente a sistemare, ma anche in quel caso ho paura di non indossarla tantissimo, quindi consigliatemi, forse, non lo so, ci sono talmente affezionata perché è così bella che anche se alla fine finisco per indossarla poco, per usarla poco, mi piace ammirarla. Poi arriviamo ad un'altra Jumbo, come potete vedere appunto la grandezza è la stessa, cambia però il tipo di materiale. Questa è lambskin, sto per distruggere la bottiglietta d'acqua, questa è in lambskin, quindi è molto più resistente di questo bellissimo fucsia. Questa l'ho presa a Roma, la amo, io vabbè amo il rosa, lo sapete, sta benissimo anche con questa felpa perché la tonalità di rosa è la stessa. Scusatemi ragazzi, mi sono arrivati 500 pacchetti, nel frattempo ho dovuto aprire la porta al corriere. Comunque sì, questa è una delle mie borse preferite, sarà che adoro il rosa, sarà che adoro anche questa tonalità fucsia, la amo, la indosso tanto, ci sta il mondo. L'hardware è come questa che vi ho fatto vedere, quella bianca, però qui l'hardware è opaco, qui invece è lucido. Poi c'è questa mini, questa è l'unica mini che ho, questa è una mini quadrata, c'è anche la mini rettangolare che è un pochino più bassa ma un pochino più lunga, e questa è di questo bellissimo colore, ah, vorrei dire nude, però secondo me è un pochino più malva. In videocamera non si vede in realtà il vero colore di questa borsa, però è molto molto bella, super elegante, super versatile, sta benissimo con jeans e t-shirt, ma sta anche benissimo con un abito elegante. Anche questa è in lambskin, quindi è molto delicata, la uso per occasioni particolari, e l'hardware potete vedere è sempre di questo color champagne dorato chiaro. Poi vi faccio vedere i miei due wallet on chain, questi sono due, si chiamano appunto portafogli con catena letteralmente, e sono della grandezza, un pochino di più, di due portafogli, però hanno la catena e quindi si possono indossare appunto come una borsa. Che tra l'altro all'interno di questa borsetta ho trovato un biglietto dell'autobus di Trieste, rendiamoci conto, comunque... appunto, cade tutto appunto, è molto molto bella. Avevo paura che si rovinasse il colore, perché hanno un po' questa pecca del color transfer, se indossi abiti scuri e appunto indossi questa borsa, avevo paura che potesse trasferirsi il colore, ma non è successo, è ancora perfetta e rimane una delle mie preferite di sempre. Purtroppo appunto essendo solo un wallet on chain non ci sta tantissima roba, quindi quando la metto ovviamente non prendo tutto il portafogli, ma prendo solo magari il bancomat e qualche banconota, ma è bellissima. E poi sempre wallet on chain c'è questo, che è per metà, per un quarto quilted e per l'altra in chevron, ed era parte di una collezione speciale questa primaverile, e il logo piccolino è sempre in questo hardware metallo. Ovviamente anche questa, come l'altra che vi ho fatto vedere, ha la catena, si può indossare sia a spalla che a tracolla,
e anche qui appunto lo spazio è poco, ma è molto molto bella, e poi questa è molto difficile da trovare, quindi non ho nessuna intenzione di darla via perché è super speciale. Poi acquisto abbastanza recente, e lei, la mia Chanellina color Tiffany. Io adoro questa borsa, me l'avete vista indossare tanto, anche su Instagram se mi seguite l'avete vista nelle varie foto, è bellissima. Allora, questa anche si può indossare a tracolla oppure a spalla, ma anche semplicemente così a braccio. Vi devo dire che io non sono particolarmente, come una volta indossavo un sacco di borse così e mi sentivo strafiga, adesso ragazzi sono scomode, per quanto mi riguarda sono scomode, io ho la pelle delicata, poi mi ritrovo tutti questi segni rossi qui, insomma non mi fanno impazzire, e quindi non uso tantissimo appunto questo manico della borsa, uso tantissimo di più la catena. Ci sta un bel po' di roba, è molto particolare questa borsa perché ha due scomparti, tre in realtà, tre scomparti. Le Chanel non sono fatte spesso così con tre scomparti, e qui c'è anche la cerniera e poi come al solito lo spazio per... ci sono altre taschine qui, e questo spazio che mi avete insegnato voi dovrebbe essere per il rossetto, questo piccolino, e appunto mi sono innamorata di questa borsa per il colore che ha, che è questo bellissimo bellissimo color Tiffany. Adoro, io adoro i colori pastello, secondo me su di me stanno molto bene, e quindi quando vedo borse di colori così pastellosi così, io cioè mi fiondo. Poi altra borsa, questa è stata una delle mie primissime borse, questa è la Jumbo in caviar nera con hardware argentato, me la vedete indossare spesso, ci sta veramente tutta la mia casa nelle Jumbo, quindi adoro, ed è forse tra tutte la mia borsa più indossata. Amo questa borsa, amo questa borsa, che cos'altro vi devo dire? Sì, è la mia, se dovessi tenere, probabilmente non succederebbe mai, però se dovessi scegliere soltanto una delle mie borse da usare sarebbe questa. Altra Jumbo, ma completamente diversa per stile e tutto quanto, è questo. Questo, se vi ricordate, l'ho presa l'anno scorso ed è fatta, è tutta morbida, è proprio una teddy bag, come mi piacciono i teddy coat, no? I cappotti stile peluscioso, mi piacciono tantissimo anche le borse stile peluscioso. Purtroppo, ahimè, questa borsa, essendo stagionale, essendo invernale, la indosso, cioè taglio fuori tutta la parte di primavera e estate in cui non la uso, che è un po' un peccato, però quando arriva la stagione fredda, tipo adesso, la sto indossando, finalmente la sto di nuovo indossando e la adoro. Anche qua ragazzi, questa la tengo con la carta all'interno perché altrimenti la forma non resiste, però anche qua ci sta il mondo ragazzi, e adoro il fatto che sia rosa qui davanti, e anche la catena è rosa. Vi avevo detto che mi sono un po' pentita di averla presa per il fatto che è stagionale, quindi tendo ad indossarla 6 mesi sì e altri 6 mesi no, quindi questo è un po' una pecca, e non consiglierei a chi magari vuole comprarsi solo una Chanel di prendere una cosa stagionale, perché anche il prezzo diciamo non va ad aumentare, le Chanel tengono sempre il prezzo in modo eccellente, ok? Non si va, è sempre un investimento, però in linea generale puntate di più su quelle classiche, ecco. Però per me questo sicuramente non è stato il primo acquisto di questo brand, e continuo ad adorare queste borse, finalmente è arrivata la stagione in cui posso indossarla. Poi, questo è uno zainetto, in realtà, ed è l'unico zainetto che io possiedo perché non impazzisco per gli zainetti. Questo molto classico, appunto, fantasia kilted, molto comodo, si può portare sia così, e devo dire che a volte lo porto così, cioè si può portare anche così, ma così, ve l'ho spiegato, è scomodo per me, però a volte lo porto così, a volte lo porto semplicemente appunto come uno zaino, molto comodo anche questo, molto versatile, sia super elegante che super sportivo. C'era anche la versione più grande che però non mi piaceva per niente, non mi piace affatto perché è più lungo ed è tutto allungato, non lo so, e questa è la versione che mi piace più. Mi piace anche la versione un pochino più piccolina che ha una mia amica, uguale identico, però la versione un po' più piccolina, però su di me appunto stanno meglio le borse grandi. E poi questa è un'altra mia preferita perché è rosa, naturalmente io sono impazzita per trovare questa borsa. Sono riuscita a trovarla vintage perché non la fanno più da tanti anni in questo colore. È uscita un paio d'anni fa, ma il colore rosa era così, era lo stesso identico, la stessa identica tonalità di rosa, ma era perlata, tutta quanta shiny, perlata. A me non piaceva affatto, le ho viste quelle, ma
non mi piacevano e volevo invece quella classica, non perlata, e alla fine sono riuscita a trovare questa. E questa, se non sbaglio, è stato uno dei miei autoregali l'anno scorso per il mio compleanno, mi ricordo ancora perché l'ho fatta inviare qui da De Velsa perché ero qui da lei, e è bellissima, io la adoro, è stato un ottimo investimento questa borsa, anche perché da quando l'ho presa ci sono stati tipo altri due aumenti, quindi ha acquistato tantissimo valore. Come grandezza vi faccio vedere la differenza con la Jumbo. Questa è la media, è una misura in meno rispetto appunto alla Jumbo, e la differenza c'è, però anche qui sta un sacco di roba. L'adoro, proprio del rosa pastello perfetto, hardware perfetto, perché non è quel giallo troppo forte, insomma, la amo. Scusatemi per la luce, ragazzi, ma il sole tramonta molto molto presto qui. Allora, ci sono altre due borsette, queste anche sono state dei miei acquisti parecchio recenti. Ho preso, quello ho preso prima, mi sa che ho preso prima questa nera in patent leather, questa è tipo super lucida, l'adoro, anche qui hardware dorato. Poi, visto che mi sono talmente innamorata di questa borsa e la indossavo sempre, ho voluto prendere anche la sorellina, stessa grandezza, stesso hardware, però di questo bellissimo rosso. Io adoro indossare questa borsa quando è il rossetto rosso dello stesso colore, è meravigliosa e ricevo sempre tantissimi complimenti su questa borsa quando la indosso. Anche la grandezza è appunto la stessa, queste sono medie come quella rosa che vi ho appena fatto vedere. Questa ovviamente, essendo nera, è più classica, la indosso tanto, ma indosso molto anche questa, vi devo dire, sono stati degli ottimi acquisti e le adoro. E sto pensando di allargare la famiglia per quanto riguarda appunto questo materiale così lucido, perché è, cioè, sono bellissime, bellissime. Altra borsa, questo è il Vanity Case di Chanel con il logo, e ci sono anche appunto, c'è anche il lucchetto con la doppia C, e poi qui c'è naturalmente la chiave, faccio vedere, per aprire il lucchetto. Nonostante sia piccolino, allora si può indossare anche a tracolla, di questo bellissimo nude, e nonostante sia piccolino, perché io in realtà volevo la versione più grande ma era sold out, e questo l'ho preso, anche questo mi sembra, se non sbaglio, a Parigi, non mi ricordo se nella Rue Cambon oppure no, comunque, ma quasi sicuramente a Parigi, sì, mi sa che era proprio Rue Cambon. E questa, nonostante appunto sia piccolina, ci sta un sacco di roba, ragazzi. Mi piace tantissimo che sia appunto di questo nude, perché è super versatile, riesco ad abbinarla con tutto. Poi, altra borsa vintage che io avevo preso a Cortina, questa, ragazzi, è tipo degli anni 80, non lo so, ma è super rara e io l'ho vista online a dei prezzi proibitivi, quindi non ho nessuna intenzione di darla mai via. Ed è appunto questa mini borsa, ma la catena è parecchio lunga, quindi la posso indossare sia normalmente a spalla che a tracolla, e questa addirittura ha ancora il logo come lo facevano una volta, placcato oro, adesso non sono più così. All'interno ovviamente, ragazzi, potete vederlo, non ci sta niente, però adesso vanno tanto di moda le borsettine così piccoline, ma per una serata elegante è stupenda, o anche da indossare assieme, adesso vanno tanto di moda a indossare appunto assieme ad altre borsette anche così a mo' di marsupio. È stupenda e appunto non immaginavo che valesse così tanto, tant'è che quando l'ho acquistata poi sono ritornata poi in quel negozio così a guardare eccetera, e la signora del negozio voleva ricomprarla mi ha detto: non è che vuoi rivendermela? E io: no. Quindi questa adoro, la indosso ovviamente solo in occasioni speciali, ma è meravigliosa. Poi arriviamo a un'altra borsa stagionale che indosso tantissimo, però in estate, primavera, estate. Questa è bellissima perché ha questo dettaglio all'interno con la sabbia e tutti mi fermano e vogliono vedere questa borsa, cioè tutti sono incuriositi dal fatto che ci sia appunto questo dettaglio. In realtà è una medium, è fatta appunto, è tutta, come si chiama il materiale, vabbè, è fatta tutta tipo in plastica, è trasparente, e tutti i dettagli invece sono in pelle, e anche il la parte appunto sotto è in pelle, hardware dorato chiaro. In grandezza medium, c'era anche la versione con le perle, ma era sold out, e quindi ho preso questa che era assolutamente identica, ma mancavano solo le perle, e questa appunto è stagionale, quindi la indosso di più in estate,
ma è bellissima e in estate rendo tantissimo perché è super super comoda e sta bene con qualsiasi outfit. La mia batteria non ha resistito, quindi ho dovuto cambiare videocamera, per questo magari vedete i colori e l'inquadratura un po' diversa. E poi ragazzi, arriviamo a lei. Da quando l'ho presa, questa è molto recente, forse è l'ultima che ho preso di Chanel. Questa è entrata subito, immediatamente, tra le mie borse preferite di sempre. È la mia borsa Mermaid, Unicorn, Fatina, insomma. E ha questo colore che non so neanche io come descriverlo, è metallizzata, tutta rosa con... no, non è tutta rosa, è tutta pastellosa, quindi c'è sia il rosa che questo bellissimo azzurro chiaro e poi ha anche qualche sfumatura lilla, qualche sfumatura dorata. Questa è diversa rispetto alle altre Chanel, potrete vedere, perché non ha il logo qui sulla chiusura, perché è una reissue. In realtà c'è scritto Chanel in piccolino, però il logo non è riconoscibile. E io la adoro. Cosa vi devo dire? Ve ne ho parlato spesso di questa borsa, quindi non mi soffermerò tantissimo, però si sta facendo completamente buio, tipo alle 3:30. Però ragazzi, è fantastica, è meravigliosa. Sotto è tutta rosa. Adoro questa borsa. Quando l'ho vista sono impazzita. L'ho trovata, sono andata alla boutique di Amsterdam, era sold out, quindi ho contattato subito la mia SA di Venezia per vedere se ce l'aveva lei. L'ho presa poi assolutamente da lei, però c'era anche la versione più piccolina, ma no, allora, uno, preferisco appunto le borse un pochino più grandi, due, la versione più piccolina, siccome sono tutte diverse, non esistono due uguali di questa borsa, sono tutte con sfumature diverse una dall'altra, alcune addirittura con sfumature molto diverse, nel senso che sembrano quasi un altro tipo di borsa, e quella più piccolina aveva tanto arancione, che io su questa borsa non ho, forse un pochino qui, è molto poco arancione. Quella invece aveva moltissime sfumature, appunto arancioni, poco rosa, tanto arancione giallo se non sbaglio, e sono stata molto fortunata perché la borsa della grandezza che volevo io era anche del colore che volevo io e la uso tantissimo in realtà. È una collezione, è della collezione autunnale se non sbaglio, però mi sa più di borsa estiva, a me non me ne frega niente, io le indosso sempre perché l'adoro. Poi ultima cosina per oggi ragazzi, taran, questa è la mia Chanel, io la uso tantissimo, o per viaggiare quando si poteva e quando si potrà ritornare a viaggiare, oppure la uso anche come borsa da mare, ed è questa gigantesca, è in tela, solo i manici e questa catena sono in pelle, si può indossare sia appunto a spalla che portandola così in mano semplicemente. Ed è, ha il logo e la scritta giganteschi davanti, e questa appunto è in tela ma sembra quasi che sia fatta di denim in jeans. Vabbè, questa è enorme, cioè come ben potete vedere è una specie di piccola valigia, e quindi la uso appunto quando ho un sacco di roba da portarmi dietro. È ottima anche però quando devo portarmi dietro computer, documenti eccetera, tipo se devo andare al commercialista, non è male come borsa questa. Quindi mia family, scusatemi perché ormai è praticamente buio, spero vi sia piaciuto questo video, io vi mando un bacio enorme, vi abbraccio fortissimissimissimissimissimo e noi ci vediamo domani sempre alle 17:30. No. Ciao!